Ciao a tutti, mi chiamo Marzia Di Francesco e oggi vi parlerò di alimentazione e sport in gravidanza. Ci tengo a precisare che io non sono una nutrizionista né tantomeno una personal trainer, quindi tutte le informazioni che sentirete nel corso del video mi sono state date dal mio ginecologo e dalla nutrizionista che mi ha seguita per tutta la gravidanza. Iniziamo sfatando un mito. Non è assolutamente vero che la donna in gravidanza deve mangiare per due. Il fabbisogno giornaliero aumenta di pochissimo, siamo intorno alle 300-400 calorie in più al giorno. Tra l'altro, nel primo trimestre di gravidanza rimane invariato, quindi è molto importante tenere sotto controllo il peso, non soltanto per una questione estetica, ma per una questione di salute, sia della mamma che del bambino, quindi per evitare, ad esempio, gestosi, diabete gestazionale oppure un parto prematuro. Io in gravidanza sono stata abbastanza brava perché ho preso 15 kg e mio figlio alla nascita pesava 4,3 kg. Quindi se consideriamo che una donna normopeso dovrebbe aumentare tra i 9 e i 16 kg, come vi ho detto, sono stata abbastanza brava. Chiaramente questo intervallo varia nel caso in cui una donna è sottopeso oppure in sovrappeso oppure siamo in presenza di una gravidanza gemellare. Per quanto riguarda l'alimentazione da seguire in gravidanza, bisogna seguire una dieta il più possibile varia in modo tale da assicurare all'organismo l'assimilazione di tutti i nutrienti necessari. È importante mangiare spesso, facendo 5 pasti al giorno, ma poco, per evitare di appesantire lo stomaco. Bisognerebbe consumare 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno, perché contengono vitamine e minerali, e poi ci sono alcuni alimenti da preferire, come ad esempio la carne bianca magra, il pesce a carne bianca e i formaggi magri. Ci sono poi tutta una serie di alimenti che sono vietati per evitare alcune patologie, quindi bisogna evitare i cibi crudi come ad esempio la carne, il pesce, le uova crude e di conseguenza anche il tiramisù, lo zabaglione, la maionese, il latte non pastorizzato. Ma bisogna prestare attenzione anche a frutta e verdura che devono essere lavate accuratamente. Per quanto riguarda invece le cozze e le ostriche possono essere consumate soltanto previa cottura. Poi è vietata l'assunzione di alcol. Ci sono poi invece degli alimenti che non sono vietati, ma bisogna limitarne il consumo, come ad esempio il caffè, il tè o i zuccheri semplici. Per quanto riguarda le voglie, io le ho sempre assecondate con moderazione, quindi se mi andava magari del cioccolato, mangiavo 2 quadratini di cioccolato. L'importante è non mangiare la barretta intera, anche se, sono sincera con voi, mi è capitato di trasgredire, soprattutto nell'ultimo trimestre di gravidanza. Però, come vi ho detto, dai, sono stata brava perché ho preso 15 kg. E poi, altra cosa, è molto importante bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno. Per quanto riguarda invece lo sport, una donna in gravidanza può tranquillamente praticare attività sportiva, sempre se naturalmente non ci sono dei problemi. Io prima di restare incinta praticavo CrossFit. Nel primo trimestre di gravidanza non ho praticato alcuna attività sportiva perché, come vi ho detto nel video precedente, non mi sentivo molto bene e ho ripreso gli allenamenti dal quarto mese di gravidanza. Non ho più praticato CrossFit perché si tratta di un'attività ad alta intensità, ci sono magari dei rischi di caduta, poi spesso bisogna fare dei salti, bisogna correre, quindi ho deciso di praticare uno sport un pochino più tranquillo come lo yoga alternato al Pilates. Oltre a questi due sport si consiglia alle donne in gravidanza di praticare nuoto oppure acqua gym. E poi oltre a yoga e Pilates facevo sempre delle lunghe passeggiate. Questo è il percorso che ho seguito in gravidanza. Fatemi sapere nei commenti come vi siete comportate per quanto riguarda l'alimentazione e se anche voi avete praticato qualche attività sportiva. Nel prossimo video vi racconterò come ho scoperto di aspettare un maschietto. Ciao!